Il filosofo originario di Monza, Umberto Galimberti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università del Salento, ha tenuto una lectio magistralis sulla dicotomia tra aspetto umano e tecnica, che non può essere risanata. Dobbiamo essere molto chiari in questo, perché tutti pensiamo che la tecnica sia uno strumento nelle mani dell'uomo, quando era limitata, non più oggi. Oggi è diventato il soggetto del mondo, anzi è diventata il mondo, e l'uomo è diventato funzionario di apparati tecnici. La tecnica non ha scopi, non ha prescenari di salvezza, non dischiude orizzonti di senso. La tecnica funziona. Il suo funzionamento è diventato globale e lo scopo della tecnica non è il progresso dell'umano, lo scopo della tecnica è il suo autopotenziamento, perché solo l'autopotenziamento garantisce che gli scopi che ci si propone possano essere raggiunti e non diventino sogni. Galimberti ricorda poi cos'è veramente la filosofia e dove essa sia nata. La filosofia è nata ad Atene con Socrate, il quale radunava i suoi discepoli e chiedeva loro cos'è la giustizia, cos'è la bellezza, cos'è la verità. Ovvero insegnava come si deve vivere, perché la filosofia è soprattutto è anche una pratica di vita. E tale era alla sua origine, tant'è che Socrate dice una vita che non vuole conoscere se stessa non è degna di essere vissuta. Poi aggiunge con un po' di tristezza, ma credo che questa impresa da insegnare sia molto difficile, non tutti la seguiranno.